Bentornati sul canale di Gaming Galaxy. Ogni tanto risorge, è come una fenice. Peccato che ancora non sia risolta del tutto, ma qualcosa nelle ceneri di questo titolo si muove. Parlo ovviamente di Anthem, ve ne siete chiaramente accorti, visto che in video ci sono i miei vecchi gameplay, la copertina dice Anthem e bah. Dai, cosa è successo di nuovo? Christian Daly, il director studio di Austin, ovviamente di BioWare Austin, coloro che si stanno occupando della rinascita di Anthem, è qualche settimana che posta foto e risponde ai tweet degli utenti. Iniziamo dal principio. A luglio, a inizio luglio, Christian posta questa foto. E voi direte, e beh, è un camminatore nemico, per l'appunto un nuovo nemico introdotto dalla BioWare di Austin. Non ha dato molte spiegazioni in merito, ma da quel che si vede sarà una fortezza vera e propria, con cannoni di difesa e chi più ne ha più ne metta, a contrastare noi poveri piloti di Javelin. Ovviamente non è un render particolarmente bello a vedersi, ma fa capire bene in che direzione Austin ha messo il titolo. Ma non è finita qua. La copertina del video l'avete vista e sicuro avete letto anche il titolo. Ebbene, questi che state vedendo ora in video sono i Pirates of Bloodwind, che in italiano sarà tipo i pirati del vento di sangue, del sangue di vento, boh, o una roba simile. Ebbene, è stata introdotta sempre da Christian nell'ultimo tweet una nuova parte di mappa con questo bellissimo teschio sulla montagna, descrivendo i nuovi nemici o fazione, ma che andremo ovviamente a trovare all'interno del gioco. Qua potete vederli in un render in tutto il loro splendore, come da tradizione hanno teschia e cappella da pirata, la sciabola che contraddistingue tutti i bucanieri, un bel lanciamissili sulla spalla e un lanciagranate in mano, giusto per non farsi scappare nulla. Sempre e sembra inoltre che indossino un javelin o una modifica di quest'ultimo sulla propria persona. Chissà se arriverà qualche skin simile a loro, a me non dispiacerebbe, ma sembrano dei nemici molto ben pensati. E la storia ovviamente ancora non si sa però. Quindi sono molto curioso. Voi che ne pensate? Nel frattempo, pensate che sia finita qua? Ebbene, non lo è. Ecco, un concept di un altro nemico, il Sunken Cell. Ovviamente nemico di tipo creatura mostruosa che prende spunto da, ovviamente, Cthulhu. Non è ci voglia molto capirlo. Anche qua non si sa molto di questa creatura, quindi aspettiamo nuovi dettagli. Giustamente, però, uno pensa, tanti nemici, e quindi mica è finita qua. Christian ha dichiarato che ci sarà una nuova fazione nemica, oltre a quella già presentata all'interno del titolo, che sono dei tamer di mostri, a quanto pare degli Urka. Non ho ben capito di che mostri si trattino. Comunque, la fazione si aggiungerà chiaramente a quelli già esistenti, a quelli presentati, e sicuramente darà nuovi spunti per queste aggiuntive, per magari la storia e chissà cos'altro. Sono sicuro che lo faranno anche per tutti i nemici che non faranno parte di una fazione, quindi aggiunte di nuove quest e il resto, e vediamo come si svilupperà. Che altro? Ah sì, non mi sono dimenticato della bomba lanciata in risposta a un utente in cui lo stesso director annuncia l'arrivo di nuovi Javelin, chiesti a gran voce praticamente all'inizio del gioco, e che con l'introduzione dei nemici stanno lavorando assiduamente a un nuovo sistema di loot e drop totalmente diverso dal precedente. I Javelin nuovi non dovrebbero essere annunciati, scusatemi, non dovrebbero, dovrebbero essere annunciati e presentati per la fine di luglio. In realtà il post è tipo del 7 luglio in risposta, e aveva detto che nelle settimane successive sarebbero stati presentati. Ci speriamo? Vediamo se mantengono la parola. Credo di aver detto tutto. Appena ci saranno nuove news sul titolo, che sembra nella giusta direzione e che sembra stia pian pianino spuntando dalle sue ceneri, vi porterò ovviamente dei video in merito. Con questo è tutto, buon volo piloti.